Beer Food Attraction 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Menù SRL, un'azienda di produzione specialità alimentari in provincia di Modena, e siamo in compagnia di Federico Masella, il responsabile marketing Italia. Federico, benvenuto. Grazie, buona giornata a tutti voi. Abbiamo incontrato lo stand Menù, molto caratteristico, e dal quale venivano fuori una serie di odori e profumi di preparazioni alimentari che sono stati troppo invitanti per non andare a dire: beh, allora presentiamole in video. Federico, in un minuto la storia novantennale di Menù. Beh, intanto mi fa piacere che i profumi si sentano, perché è un po' il nostro core business, quello di essere dei cultori del gusto. Noi l'anno scorso abbiamo fatto 90 anni di storia, nasciamo nel 1932 come salumificio che via via nel corso della Seconda Guerra Mondiale si è trasformato in un'azienda man mano di produzione di specialità alimentari. La prima vera specialità alimentare, questa è un po' una curiosità, nell'immediato dopoguerra era un ragù in scatola che si chiamava ragù tutto, perché a quell'epoca, diciamo, ci andava dentro di tutto un po', quindi quello che si trovava, della cipolla, del pomodoro, poca carne. E da lì noi siamo partiti e siamo oggi a tutti gli effetti un'azienda specializzata in produzione di specialità alimentari, per l'appunto per la ristorazione, quindi prodotti altamente professionali che danno una mano soprattutto a quelle attività che hanno poco personale piuttosto che poche attrezzature di cucina. Quanti sono i vostri prodotti, o meglio le referenze al vostro catalogo? Noi oggi contiamo un catalogo molto fornito di oltre 1000 prodotti, chiaramente siamo fortissimi in tutto il mondo del vegetale, quindi la nostra particolarità è quella di produrre le verdure dal fresco, quindi lavorandole dal fresco in stagione. Proprio in questi giorni ci stiamo avvicinando man mano alla campagna dei carciofi, che è una campagna importantissima. E l'altra nostra particolarità è chiaramente che ogni nostro prodotto nasce da un'idea e viene sviluppato per la prima volta dai nostri chef all'interno della cucina sperimentale. Quindi di fatto ogni nostro prodotto nasce per gli chef, ma dagli chef. E ogni prodotto viene distribuito in modo certosino attraverso la rete vendita, che per quel che ho capito è estremamente capillare. Sì, l'altra nostra forza è quella di avere una forza vendita molto capillare, ma soprattutto molto ben formata. Solo in Italia contiamo quasi 400 agenti diretti, che l'anno scorso hanno servito oltre 25.000 locali, e abbiamo bisogno appunto di persone formate che credono nell'azienda, credono nella qualità e sappiano chiaramente divulgarla presso l'operatore professionale. E allora sveliamo a tutti loro ciò che ci sta facendo tanto soffrire. Che cosa state presentando e preparando, vedo attraverso la vostra cucina installata nello stand qui a Beer & Food Attraction 2023. Ma allora, la grande novità di questa edizione è sicuramente la salsa cheddar. È una salsa a base di formaggio cheddar pronta all'uso, prodotta con un sistema Evolution, quindi una sterilizzazione dinamica, che essendo dinamica e ultra rapida permette al prodotto di mantenere tutte le proprietà organolettiche e soprattutto tutto il bellissimo colore che deve avere questa meravigliosa salsa. L'altra grande novità è sicuramente la cacio e pepe, quindi nasce come condimento pronto all'uso, molto semplice da utilizzare perché basta saltarlo in padella e mantecare la pasta, ma che sta trovando grande allocazione anche in tutto il mondo della paninoteca e della pizzeria, quindi come farcitura per pizze. Infine, gli ultimi grandi nati sono un'intera linea di pesti e di salse nella linea Evolution Fresh. Qui la particolarità è che sono tutti prodotti realizzati e trattati a freddo, quindi senza una pastorizzazione, dove un insieme di tecnologie alimentari all'avanguardia e a delle alte pressioni, quindi sottoponiamo il prodotto a una pressione molto elevata, permette di abbattere la carica batterica e insieme alla temperatura 0,4 gradi avere un prodotto che si conserva per 4-5 mesi, ma con un valore organolettico e dei colori veramente incredibili.
Beh, allora, intanto facciamo chiarezza. Voi avete 400 agenti dislocati su tutto il territorio italiano. Tuttavia, non disdegnate la proposta di accettare o valutare nuovi agenti in zone libere. L'importante è che siano preparati, che diventino dei veri e propri consulenti formativi per i vostri clienti. Assolutamente, lo spazio per crescere è ancora tantissimo, abbiamo ancora delle zone chiaramente scoperte. Diciamo che il segreto per diventare un agente e dire agente per i nostri collaboratori è un po' riduttivo. Il segreto per un bravo collaboratore menù è chiaramente avere tanta voglia di approcciare il mercato dell'Horeca, tanta voglia di imparare. La formazione ce la mettiamo noi come azienda, noi stiamo continuando a investire nelle persone e questo è il nostro mantra, insomma, investire nelle persone e nella qualità dei prodotti. E allora forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile contattarvi, che siano degli agenti che desiderano proporsi o che siano dei nuovi clienti che, affascinati anche e soprattutto dai nuovi prodotti alimentari che andate a proporre oggi qui a Beer & Food Attraction, vogliono entrare in contatto con voi, chiedere maggiori informazioni e chissà iniziare magari una nuova relazione commerciale. Certamente, qui cadiamo in piedi, nel senso che abbiamo un sito www.menu.it veramente molto ben fornito, ricchissimo di informazioni, ricchissimo di proposte, idee, ricette, e questo è appunto l'invito che faccio ai nostri clienti attuali o potenziali per andare a vedere tutto quello che è il mondo consulenziale di Menu. E poi chiaramente anche ai nostri futuri collaboratori possono avere il modulo di contatto, il form di contatto per poter avanzare la loro candidatura. Federico, grazie per la collaborazione. Hai visto che sono passati subito 5 minuti? Sì, è vero, però adesso ne investiamo qualcun altro per andare a assaggiare qualcosa. Molto volentieri. Grazie a tutti, buona giornata.